Parla la donna che è stata aggredita in casa sua a Milano. C'è stato un errore nel riconoscimento dell'uomo. Non è un gambiano, ma un turista americano. L'uomo arrestato a Milano con l'accusa di tentata violenza sessuale, tentata rapina aggravata e lesioni personali ai danni della dottoressa polacca di 43 anni non è un gambiano di 22 anni, ma bensì un turista statunitense di 29. L'errore, infatti, è stato fornito proprio da lui. Ha dato un nome sbagliato perché era senza documenti e questo è emerso nell'ordinanza con cui il GIP Daniela Cardamone ha convalidato poi l'arresto. L'uomo nell'interrogatorio di garanzia ha cercato di difendersi dicendo che era nel palazzo della donna perché cercava la stazione ferroviaria e lui non era né ubriaco né altro. Non ricorda addirittura di aver aggredito nessuno, anzi ricorda che la donna è stata ad attaccarlo e giura che si è solamente difeso. Ovviamente non è assolutamente come dice lui, perché l'aggressione alla donna è stato un assalto forte, violento, avvenuto proprio nel luogo in cui quella donna, 43enne, doveva essere più al sicuro, ossia casa sua.